Ponte Lucano, ne abbiamo già parlato ieri, oggi ne riparliamo. Sarà anche un mio chiodo fisso. Però, scoprendo, oggi è venuta fuori un'altra discarica che sta nascendo. Micro discarica, certo. E il video si divide in due parti. Una prima parte su una discarica già ben nota, già assestata, già molto presente sulla zona, quella nelle vicinanze immediatissime di Villa Adriana e della Villa Repubblicana, di cui vi ho già mostrato più volte tracce, resti e ciò che ne rimane oggi. La seconda parte del video invece è nei pressi del fiume Niene, vicino il sepolcro dei Plauzzi. Questa l'avevo già vista ieri. Soltanto che ieri non ho potuto filmare, non ho potuto far foto perché c'erano operazioni di discarica in corso ed era molto pericoloso farsi vedere con una fotocamera o con una videocamera da quelle parti, per cui ho preferito rinviare a oggi la ripresa, le foto. Nasceva così la prima e così si sta anche assestando la seconda. Diventerà abbastanza importante come la prima. È tutto un peccato. L'ultima fotografia, riconoscerete qualcosa sullo sfondo, mentre fa capolino tra l'immondizia e la vegetazione. E questo è tutto quanto per oggi. 4 dicembre 2011. Peppe Gravina per U-Reporter, grazie. The rain and the crunch of thing, the ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going thin, engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the invitation zone, forget it brother, you can go it alone, London calling, to the zombies of death, quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning. I live by the river. London calling at the top of the dial, and after all this,